Oh, ragazzi, ero distratto perché mi è arrivato un messaggio in bottiglia, non capitava da tempo, ve lo vado a leggere. È un messaggio del 1911 e viene dal Mississippi, me lo manda un ragazzino di 11 anni che si chiama Malcolm e dice: "Salvo, voglio essere io oggi col mio testo a presentare lo strumento musicale". E noi lo facciamo presentare anche perché lo strumento di oggi è molto particolare. È la chitarra cassa di vino, la chitarra cassa di whisky, la chitarra del blues. E cos'è il blues? Adesso ve lo racconto. Intanto tenete il ritmo con le mani. Il blues è come una canzoncina per chi fa fatica già dalla mattina. E ogni mattina, quando mi sveglio, se sono il blues, sto molto meglio. Penso ai miei nonni, messi su navi, in patria arrancati, ma qui sono schiavi dell'alba tramonto. Riversi su campi, cotone prigione, mi scusi padrone, e sento il bisogno di potermi sfogare. Ma non ho nulla con cui posso suonare, così di nascosto, accettandone i rischi, prendo al padrone una cassa di whisky. Con tanta gioia ci infilo tre spaghi, che vibrano forte, sembra tre draghi. Per far uscire il mio dolore, striscio le corde con un tubo d'ottone e suono fino a quando sono sveglio. Il blues è così, ti fa stare meglio. Che di fatica e dolore le narra e ti ricorda che non sei mai domo se dal tuo cuore uscirà questo suono con una cassa di whisky e di vino e la chitarra di ogni schiavo bambino. La chitarra Wailbox numero 2.